Carissimi confratelli, carissimi fratelli e sorelle, giunga a voi il mio saluto con le parole del Serafico Padre. Il Signore vi dia pace. La preparazione alla festa del Poverello avviene anche quest'anno nel contesto ancora della pandemia, dalla quale con tanta fatica sembrerebbe che stiamo uscendo. Una pandemia che ci è arrivata quando meno lo aspettavamo, come un lampo nel sereno, e con delle conseguenze non facili da superare, sia a livello personale sia a livello sociale. La situazione creata dal virus la descrive molto bene il nostro amato Papa Francesco. In una piazza deserta, quella di San Pietro, dove regnava un silenzio tale che faceva che gridassero le pietre, un silenzio soltanto interrotto dalle allarme delle ambulanze e il suono delle campane, in un clima di intensa preghiera che accompagnava il dolore e le lacrime dell'umanità ferita a morte, in piena celebrazione del Venerdì Santo, non facile da dimenticare, con lucidità. Quella lucidità che caratterizza il Papa Francesco nella diagnosi delle situazioni limiti e il dolore che si poteva leggere nei suoi occhi e ascoltare nelle sue parole, affermava: è caduta la sera, tutto si paralizza e il mondo si sveglia con paura e come perso. Paura, paralisi, disorientamento, sofferenza. Questa è la realtà che almeno in parte continuiamo ancora a vivere e soffrire da quando questo nemico invisibile, il virus, ha fatto atto di presenza nei nostri ambienti. Senza alimentare questi atteggiamenti di paura e di sconcerto che possono convertirsi in ossessione, dobbiamo domandarci, anche come comunità cristiana, anche come comunità religiose, che lezione possiamo imparare da questa pandemia globale. Il Santo Padre, dall'inizio della pandemia, ci ha ricordato tante volte che siamo tutti nella stessa barca e ci ha ricordato la necessità di programmare il futuro insieme. Ci ha ricordato che nessuno si salva da solo. Ci ha ricordato e incoraggiato a sognare insieme. Sì, sognare insieme. Ho l'impressione che se qualche volta manca qualcosa alla Chiesa di oggi e alle nostre comunità religiose, è proprio questa capacità di sognare, ma sognare insieme. Ci ha invitato a camminare insieme. Penso che questa può essere la prima lezione da imparare da questa situazione drammatica. Camminare insieme, programmare insieme, sognare insieme, prendere coscienza che formiamo parte dello stesso popolo santo di Dio, dove tutti siamo necessari e nel quale nessuno può essere escluso né escludersi. Questo atteggiamento dell'insieme, una delle parole più ripetute da Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, questo atteggiamento dell'insieme suppone incontro, suppone crescere, come lui stesso ci chiede, nella cultura dell'incontro. Senza l'incontro non si può fare questo cammino insieme. Senza incontro non si può sognare insieme.
programmare insieme, costruire insieme. Incontro da declinare nelle diverse espressioni, con noi stessi prima di tutto, con Dio e con gli altri, e con la stessa creazione che Dio porta significazioni. Incontro in tutte queste espressioni del quale San Francesco, il nostro padre e fratello, è un vero maestro da seguire. In questi giorni di preparazione alla sua festa, lasciamoci guidare dalla mano di Francesco, maestro dell'incontro. E partiamo oggi dall'incontro con noi stessi. Vorrei vedere in quanto affermano le fonti francescane che abbiamo ascoltato, in cui Francesco tentava di impadronirsi del tesoro celeste, vorrei vedere che il primo tesoro è incontrarsi con noi stessi. Sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi si leggeva: conosci te stesso. O quello che è uguale, incontrati con te stesso. E questo è un incontro che dura quanto la vita, poiché mai concluderemo questo viaggio, questo esodo verso il centro di noi stessi, verso l'interiorizzazione. Un incontro con noi stessi che si nutre di questa domanda, meglio di queste domande. Chi sono io? Chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? Che senso ha la mia vita? Risposte a queste domande che maturano nel silenzio, nella solitudine, quel silenzio e solitudine che amava tanto Francesco, per quello frequentava quella grotta, come abbiamo ascoltato nella lettura delle fonti, e che ci porta a diventare soggetti della propria vita. Ci porta ad abitare secum, abitare con noi stessi, con la nostra interiorità più profonda, anche quando scopriamo dei limiti e delle negatività, facendo di questi limiti e negatività esperienze di grazia, esperienze di perdono, esperienze della misericordia, dell'amore di Dio. Francesco vive questo incontro con se stesso segnato dal silenzio e dalla solitudine, nella malattia che lo colpisce fortemente all'inizio della sua vita, nella prigione di Perugia, prima della conversione, nel ritirarsi, come ho ricordato, frequentemente a una grotta vicina ad Assisi e nello stesso rifiuto da parte dei suoi fratelli, a causa delle difficoltà che comportò l'accettazione della regola che lui stesso aveva scritto. Grazie a questo incontro con se stesso può gridare nel monte della Verna: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Incontro con se stesso, con noi stessi, che esige attenzione e vigilanza interiore e che avviene nell'ascolto, sì, nell'ascolto del grido che ci viene dal silenzio e che aiuta la persona a ritrovare l'essenziale, grazie anche alla solitudine. L'incontro con noi stessi è questa una urgenza in questo momento. Formiamo, come sappiamo bene, parte di una società che ci seduce da ogni angolo, in un permanente gioco di sedotti e seduttori.
D'altra parte tutto è rumore, sempre c'è rumore. Tutto ci invita ad essere sempre fuori di noi stessi, fuori del nostro tempio, lontani dal vero tesoro che siamo noi stessi, creati a immagine e somiglianza di Dio. E allora rischiamo seriamente di camminare senza una direzione precisa, rischiando di vivere e morire senza poter dire, e questo sarebbe il dramma dei drammi. Vivere e morire senza poter dire: questo sono io. Rischiamo, fratelli e sorelle, di indossare un vestito che non è il mio, di vivere e morire con un io che non è mio, ma un io immaginario, lontano dalla realtà, e che la nostra interiorità sia colonizzata dalla nostra relazione con il mondo esteriore. Spesso camminiamo per la vita correndo, senza fermarci a guardare, ad essere, a respirare. Le nostre agende sono strapiene e non possiamo essere fermi senza guardare il cellulare. La società ci esige produrre in modo da esprimere la vita in un modo tale che non abbiamo tempo neppure per gustarla. Certo, non possiamo parlare di un incontro con noi stessi prescindendo dalla nostra relazione con il mondo esteriore, ma vivere soltanto fuori di noi stessi ci fa diventare malati. Di fatto, in questo mondo di corsa frenetica, aumentano le persone che si sentono ogni volta più sole. Quanta più vita fuori di noi stessi, meno vita dentro di noi stessi, con tutte le conseguenze che questo comporta. Dobbiamo uscire da casa, dal nostro io, certamente, ma dobbiamo tornare. Tutto dovrebbe formar parte di un circolo virtuoso di equilibrio tra l'essere noi stessi, tra lo stare con noi stessi e uscire da noi stessi, tra il dentro e il fuori, tra il fare di Marta e il fare di Maria. In questa cultura, fratelli e sorelle, dell'apparenza, nella quale non è tanto importante il contenuto del pacco o della valigia, ma come si presenta l'involto, è urgente conoscersi in profondità per poter percorrere la migliore vita, via interiore, con chiarezza, passo dopo passo, definendo, redefinendo e riformulando la nostra vita, senza paura di incontrarsi con noi stessi. In questa società caratterizzata dal rumore, è forse più urgente che mai avere, come ci chiede il Papa Francesco in Fratelli Tutti, coraggio e audacia di incontrarci con noi stessi, di trovare spazio di tempo per ritirarci in disparte, come ci raccomandava il brano del Vangelo appena ascoltato. Noi cristiani, ma soprattutto direi noi religiosi, qui la stragrande maggioranza siamo religiosi, siamo chiamati ad impegnarci seriamente per favorire la cultura, certamente, dell'incontro con gli altri, ma perché questo incontro sia fecondo è necessario prima di tutto incominciare per incontrarci con noi stessi. In questo contesto dobbiamo gestire convenientemente quello che alcuni chiamano la crisi dell'autoimmagine, per appropriarci dell'io reale, in modo di crescere nell'autenticità esistenziale che ci permetta di prendere la vita nelle proprie mani, come qualcosa di proprio, di intrasferibile.
qualcosa che mi appartiene per diventare fedeli a noi stessi? Al di là del ruolo che copro e dei codici dell'ideologia di gruppo, che non ha niente a che fare con il Vangelo. E per arrivare a questo incontro con noi stessi abbiamo bisogno di ritirarci in disparte, come faceva, ricordiamo ancora una volta, Gesù. Abbiamo bisogno di entrare nella grotta del nostro cuore, come fece Francesco. E lì, nel silenzio, nella solitudine, costantemente chiederci ancora una volta: chi sono io? Abbiamo bisogno di vigilare per non lasciarci lusingare dall'ego che ci fa credere che siamo i primi, i migliori, ma lasciarci illuminare le tenebre del nostro cuore dalla luce dello Spirito, come pregava Francesco. Abbiamo bisogno certamente di chiasso, ed è logico in questo, in quanto questo fa parte della vita stessa. Ma il silenzio e la solitudine cercata e abitata sono pure necessarie per trovare in sé, in essi, il suono della vita, per trovare in essi il vero io, per combattere il rumore distruttivo nel quale spesso viviamo e che ci allontana dal proprio io. Dobbiamo confessarlo, o almeno io devo confessarlo. Abbiamo paura del silenzio. Abbiamo paura della solitudine abitata, perché in fondo, abbiamo paura di trovare un io che non mi piace, paura a lasciarci incontrare. La pandemia ci ha obbligato a vivere nella solitudine, nel silenzio e a fare esperienza di deserto. Molti hanno sperimentato la durezza di questa realtà, in gran parte perché non siamo abituati ad essi. Ma a molti altri fare questa esperienza li ha portato a incontrarsi finalmente con loro stessi, anche dopo tanti anni in cui erravano per le strade della vita come zombie, come pecore senza pastore. Impariamo questa lezione della pandemia, entriamo in noi stessi, immergendoci nelle profondità della nostra interiorità. Facciamo esperienza di un incontro autentico con noi stessi. Francesco, il Serafico Padre, ci guidi nel processo di questo incontro. Sarà il primo passo per una vera rinascita, per mettere ordine nella propria vita, del quale abbiamo tanto bisogno, per arrivare a un progetto di vita che io chiamerei ecologico, dove venga assicurato durante la giornata un tempo per incontrarmi con me stesso, con gli altri, con Dio e per la missione. Francesco, Padre e Maestro, vieni in nostra aiuta con la tua vita, con i tuoi insegnamenti. Fiat, fiat. Amen, amen.